Chi se ne frega, ce la riprenderemo con la forza, vai. Bravo. Tranquillo. So dove abiti e so il nome dei tuoi figli, bastardo. Sto arrivando, ho già puntato tutto. E chi sei, Fedez? Peggio, non esagerare. A me piace ancora la fica. Comunque ci colleghiamo con la promessa, andiamo, vai. Lo Zoo di 105 presenta La Promessa. La promessa avrà particolas di amore. Secretos que nunca saldrán ahí fuera. Será tan bello como el vuelo de un avión. La promessa. La soap opera a prova di scena. Alla promessa i guai sembrano non finire mai, per chi ha a cuore l'eleganza e il portafogli della gente comune. Pugnalato alle scapole da suo figlio Manuel, Don Alonso, il re Mida dello shopping online, viene dichiarato incapace di intendere e di volere. E perde il controllo della mai avara di offerte Don Alonso Outfit.it, che finisce nelle mani del suo malefico socio, Mr. Outfit. Per questo motivo, da questo momento, il controllo di Don Alonso Outfit.it, azienda leader dello shopping online, passa ufficialmente a... A me! Manuel, con la barba in faccia sono io! Vedi la barba? Guarda, la strappo dentro, vedi, c'è una delle dita! Adesso sono Manuel con la barba delle dita! Adesso sono Manuel con la barba in faccia. Passa interamente al suo malefico socio, malefico. Mr. Outfit. No. Mentre la cameriera Nappa continua a ignorare chi siano i responsabili della morte di sua madre e del rapimento del suo fratellino, Don Alonso però non si dà per vinto e prepara un colpo di coda per riconquistare il controllo della sua amata azienda. Con Don Alonso Outfit lo sai, ma un meglio non vestirai. Ci riuscirà? Ci riuscirà? Non ci resta che scoprirlo. La promessa avrà particolas di amore e movimento, e la promessa già sarà question de suerte. Che dolore, che umiliazione, che destino infausto. Io, Don Alonso, fino a ieri indiscusso paladino dell'eleganza a buon prezzo, oggi vengo considerato un lurido mentecatto indegno perfino di lavarsi la faccia con la propria merda. Padre, per essere precisi, i medici ti hanno implorato di smettere di spalmarti la mazza sulla faccia. Ma tu, padre, chi sei, Spalman? Si possono prendere delle brutte infezioni. Con la merda, papà, la merda è per i batteri. Taci, figlio traditore. È colpa tua se Don Alonso Outfit.it adesso è nelle mani del malefico Mr. Outfit. A quest'ora tua madre, Carlo Ancelotti, si starà certamente rivoltando nella tomba. Ma stai tranquillo, appena tornerò in possesso della mia amata azienda, te la farò pagare cara, a te e alla tua barba. Don Alonso, e come pensa di rientrare in possesso di Don Alonso Outfit.it? Tornerà ancora una volta indietro nel tempo con la macchina del tempo? No, cameriera Nappa, purtroppo la macchina del tempo non ce l'ho più. È scaduto il leasing e con i miei conti correnti surgelati non posso più permettermene una. Ma mi è venuta un'idea migliore. Farò rapire Mr. Outfit e lo costringerò a cedermi il controllo di Don Alonso Outfit.it. Dovessi farlo rapire. Ma padre, la villa di Mr. Outfit è sorvegliata giorno e notte da guardie matfinei denicia, i ninja samurai, c'ha Bruce Willis che prende il botto e non muore mai. Tentare di rapire Mr. Outfit sarebbe una missione suicida. Lo so bene che sarebbe una missione suicida, ma si dà il caso che io conosca degli uomini che non hanno affatto paura della morte. Anzi, che l'accoglierebbero a gambe aperte. Sono soldati pronti a tutto, altamente specializzati, e soprattutto che ormai non hanno più nulla, ma proprio nulla da perdere. E chi sono? Guardate, arriva qualcuno.
10 anni fa gli uomini di un comando specializzato in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità nascosti in un bordello da tre soldi. Lì si unirono carnalmente con diverse prostitute, senza usare precauzioni, diventando tutti sieropositivi. Sono tuttora molto malati, messi davvero davvero male. Ma se avete un problema che nessuno vuole risolvere, se nel frattempo non sono schiattati, forse potrete ingaggiare il famoso AIDS Team. Sì, è l'AIDS Team, quello è il loro inconfondibile furgone nero. Padre, non vorrei contraddirti, ma quella è bianca. Ed è un'ambulanza, papà, si vedono da lumi, c'ha le lucette, c'ha pure la scritta al contrario, aznalububulala. Smettila di fare il guastafeste, figlio degenere. Ah, non vedo l'ora di conoscerli. Salve, sono il paramedico. C'ho qui dietro un malato che mi ha chiesto di portarlo alla tenuta alla promessa. È messo davvero male, però fossi in voi non lo farei scendere. Davvero un'ottima copertura. Presto, figlio, apri il portellone del furgone. Oh mio Dio, ma c'è uno scheletro sulla barella. Ma quale scheletro? Questo è il famoso Hannibal Smith, in uno dei suoi famosi travestimenti. Finitemi, vi prego. Ho dolori ovunque. Colonnello, piacere. Don Alonso, dove sono gli altri membri della squadra? Sono morti tutti, tutti stecchiti, vermi, guardano i fiori dalle radici. Ora finitemi. Morti, dice? Vabbè, non importa, tanto era lei il cervello della squadra. Sono certo che anche da solo riuscirà a sgominare le guardie di Mr. Outfit e a portarlo qui da me. Che mi dice, colonnello? Accetta l'incarico? Ma allora avevano ragione quando mi hanno detto che era totalmente rincoglionito. Porco, sparami in fronte, voglio morire. Lo prendo come un sì. No! Come andrà a finire? Scoprilo nei prossimi episodi di La Promessa. La promessa avrà partito. Sempre più complessa. Tornando al discorso del Neuralink, no? Il microchip impiantato, un ascoltatore ha scritto: la prima frase pronunciata dall'uomo modificato da Musk è: la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio.